Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Allora, nel video precedente abbiamo visto tutta l'espansione Expedition 7 base in italiano. Ragazzi, vi faccio vedere tre carte al volo per farvi capire di che stiamo parlando. Allora, avevo detto che era completa. Ovviamente, per chi conosce quell'espansione, mentre stavo sfogliando tutte le carte, ha visto che alcune carte mancavano. Mancava Mewtwo, raro, e qualche carta energia verso la fine, trainer verso la fine. Perché mancavano queste carte? Perché l'ho prese, ma devono arrivare da un altro ordine, da un'altra cosa, però vabbè. Ieri ho detto che era completo, però mi sono sbagliato. Comunque vabbè, l'ho quasi finito, manca pochissimo. Poi, qui era il set base, non ci frega niente. Qui qualche prima edizione di Neo, Destiny, Genesis, Revelation e Discovery. E quindi niente, questo è quello che abbiamo visto nell'altro video. Invece in questo video non ci interessano per nulla, per niente, queste carte. Anzi, potremmo anche toglierle, però vabbè, lascio lì perché non ci ho voglia di stare a levare adesso. Vedremo tutte carte, ragazzi, vi faccio vedere al volo, piccolo spoiler, che è uno spettacolo. Quindi allora preparatevi, perché se siete deboli di cuore questo coso vi farà molto male. Siete pronti? Guardate, non so se riuscite a vedere che sono tutte argentate, tutte argentate, oppure fuori serie, oppure shiny, ma quelle shiny, quelle ignoranti, non le shiny tipo Bagon, Swablu, Voltorb, quelle lì da 5 euro. Sono le fuori serie, sì, le fuori serie, le shiny, quelle ignoranti parecchio. Quindi, senza andare con la sigla, perché tanto la sigla so che non vi piace a nessuno. Niente, mi sto lamentando pure in questo video. Allora ragazzi, voi dovete sapere che vi ho pubblicato Jungle Fossil, il set Jungle completo, il set Fossil completo con lì degli ordini, più l'Expedition 7 base. E mo vi sto portando questo, però io sto girando tutti lo stesso giorno, perché posso solamente oggi, perché poi dopo tutti gli altri giorni ci avrò da fare, non posso. Quindi, nei primi tre video, che avete già visto molto probabilmente, mi sono sempre lamentato. Oggi, giuro, non mi lamento, godiamoci le carte e basta. Quindi, andiamo con il primo mazzetto di carte spettacolari. Allora, abbiamo subito un'inquadratura un po' sbagliata. Ecco qui, sto registrando bene. Andiamo con Electabuzz. Allora, purtroppo gli ordini che faccio io sono apprezzati solamente dalle persone dell'età mia. Tutti quelli dei 5 anni, 6 anni, 7 anni non sanno manco che stiamo a vedere. Però, vabbè, non ci interessa. Noi basta che ci godiamo queste carte. Allora, Electabuzz. EX, ragazzi, EX Rubino e Zaffira. Allora, molto probabilmente non mi ricorderò i nomi di molte espansioni, quindi andiamo subito sulla lista delle espansioni, così almeno appena c'è qualcosa che non mi ricordo la vado a vedere. Allora, Electabuzz, Hitmonchan, Magmar EX, ragazzi, non vi dico EX ogni volta perché tanto sono tutte EX, le prime EX, quelle serie ignoranti. Poi Scyther, ragazzi, spettacolare. Sneasel, Kabutops EX. Kabutops l'avevo preso, pensavo che mi mancava, spettacolo. Poi Ampharos EX Drago, Kindra EX EX Drago, Mach EX, Charmander, ragazzi, è una fuori serie 98 di 97, spettacolare. Poi abbiamo anche Charmeleon fuori serie, però questo qua è dell'ex Team Rocket Returns, 110 di 109, ragazzi, guardate che spettacolo. Poi andiamo con Cactoon EX, EX Smeraldo, Medichamp, Registeel, Blastoise, ragazzi, di EX Verde, come era lì, Verde Foglia, Rosso Fuoco, no, come è chiamato? EX, ah sì, Rosso Fuoco, Verde Foglia, ho detto bene. Blastoise EX, ragazzi, è una bomba, io ve lo dico, eh. Poi abbiamo Clefable EX, Mr. Mime, tutti e due i Mr. Mime EX, ragazzi, questo con lo sfondo verde, spettacolare. Poi andiamo con Girachi EX 94 di 100 di EX Crystal Guardians, Guardiani dei Cristalli. Shifty EX, Guardiani dei Cristalli, vabbè, avete capito. Flareon, Jolteon e Vaporeon EX, ragazzi, pure questo trio spettacolare. Guardate che roba. Allora, solo Flareon è in inglese, questi altri due sono in italiano. Poi abbiamo Vileplume EX di Leggende Nascoste, no, come si chiamava? Leggende Nascoste, ci ho preso la prima botta, spettacolo. Poi abbiamo Mictiana EX, EX Holon Phantoms, Fantasmi di Holon. Se non indovinato pure questo, sto diventando forte, raga, io ve lo dico. EX Fantasmi di Holon, sono troppo forte, ormai me ne sono parate quasi tutte. EX La Leggenda di Mew, Dustox EX, Flygon EX, ragazzi, spettacolare. Ho appena visto una cosa figa, guardate se riesco a farvela vedere. Ma non si vede con la sleeve. Vabbè, qui c'è sta quella famosa girella che tutti gli americani e inglesi sono fissati a vedere, sta girella olografica nelle carte. Poi Credili EX Team Magma vs Team Hydro, Crobat EX EX Deoxys, ragazzi, qui a vedere la carta sembra un po' piegata, però vi assicuro che le condizioni sono molto buone. Guardate,
solamente che si sono un po' piegati perché l'avevo messa dentro una cosa, ho fatto una cazzata. Vabbè, Crobat EX, Deoxys EX spettacolare, forma normale credo, non mi ricordo bene le forme come sono, forma velocità e forma difesa, una cosa del genere, o forma attacco, questa forse attacco. Però guardate che spettacolo, solamente i veri intenditori apprezzeranno queste tre carte, ragazzi. Spettacolare Deoxys EX in tre forme. Poi abbiamo Hariyama EX ex Deoxys, Manectric EX sempre ex Deoxys, Sharpedo EX ex Deoxys. E attenzione ragazzi, abbiamo finito con questo Rayquaza. Mazza, l'ho preso perfetto il mazzetto. Comunque Rayquaza EX ex Deoxys, guardate l'artwork che spettacolo, tanta roba. Allora, e queste sono un bel mazzetto di carte EX, ragazzi, da non sottovalutare, ragazzi, perché dico ragazzi troppe volte, comunque, perché molte carte, ragazzi, mi hanno qua. Niente, dico ragazzi ogni volta, non ci posso fare niente, che volevo fare? Meno? Allora, poi qui abbiamo, attenzione, qui vado veloce perché so che queste non sapete nemmeno che carte sono, però sono dell'espansione Ex Unseen Forces, che in italiano è Forze Segrete, che è, diciamo, una specie di serie parallela tipo le Radiant Collection con le Legendary Treasures. No, che sto a dire? Vabbè, sì, una cosa del genere, insomma, comunque vanno da uno, cioè da A a Z più punto esclamativo e punto interrogativo, e so 28 carte, eccole qui, e sono le lettere di Hanoon, appunto. Ne ho prese poche perché, cioè poche, ho preso solo quelle che mi mancavano, altre già ce l'ho nell'album. Abbiamo, non vi dico le lettere perché per capirle, siccome sto col telefono riesco a vederle bene, non ve le dico le lettere, però guardate che spettacolo, le ho quasi finite, me ne mancano solo tre. Mi manca il punto esclamativo, il punto interrogativo e una o due lettere, una cosa del genere, però poi le ho finite tutte. E poi, ok, queste le abbiamo viste tutte, possiamo toglierle e le mettiamo qua dietro, tanto non le vedrete. Poi abbiamo, attenzione ragazzi, mi ero dimenticato che c'erano altre ex, questo qui ragazzi, ex Power Keepers, vediamo se ho detto giusto, non ho detto sbagliato. Ah beh, sto ancora in italiano quindi non me la farò di questa, quindi sì, ex Power Keepers. Guardate che spettacolo, Absol EX, Metagross EX e Shiftry EX, ragazzi, tanta roba. Ah, pure uno Skarmora EX. Ah, c'è pure un'altra, vabbè, quante ne ho prese? Walrein EX, che purtroppo adesso credo me ne arriverà un'altra perché non ho preso due. Vabbè, comunque. E con questo abbiamo finito tutte le EX, credo. Sì, non ci dovrebbero essere più altre EX, no? E adesso, ragazzi, andiamo con altre carte molto spettacolari. Quindi preparatevi, lasciate subito un bel like se non avete ancora lasciato, perché adesso arrivano le carte che forse conoscete. Allora, Pikachu fuori serie 112 di 111 di Platino, qualcosa d'Arceus, non mi ricordo. Platino, l'ascesa dei rivali. Poi abbiamo, attenzione, sempre Platino, l'ascesa dei rivali, Flying Pikachu. In italiano, tutte in italiano sono queste fuori serie che ho preso, quasi tutte. 113 di 111. Poi Surfing Pikachu 114 di 100. Mazza, quanto sto vicino? 114 di 111. E poi andiamo con Platino 128 di 127, 129 di 127, 130 di 127. Ragazzi, tutte e tre le fuori serie sono olografiche, ragazzi, dal video non si vede molto bene, ma vi assicuro che sono olografiche tutte e tre. Electabuzz, Hitmonchan e Scyther. Poi andiamo con le shiny, quelle diciamo un po' così scrausotte. Abbiamo Duskull shiny 2 di Platino, Diamante e Perla, che è questo? Fronte di Tempesta, Diamante e Perla, Fronte di Tempesta. Poi abbiamo, attenzione ragazzi, questo Charmander fuori serie 101 di 100, guardate che spettacolo. E abbiamo Bagon Shiny. Poi, attenzione, posiamo queste carte perché sennò sono troppe in mano. Andiamo con questa cosa spettacolare, ragazzi, so che queste carte non valgono tantissimo, però tanta roba, quando le completi tutte fanno un artwork figo unendo tutte queste linee. Abbiamo Arceus. Allora, non vi dico foglia, cose, tutte erba, eccetera, tutti i tipi, perché sennò ci stiamo 30 ore. Quindi andiamo con Arceus numero 2, 4, non riesco nemmeno a leggere, vabbè, non ve li dico i numeri, però guardate che spettacolo, questo è quello centrale per fare la composizione. Queste tipo devi fare così, vedi? Vedete, le metti così e l'olografia vi forma tutta una cosa di cerchi molto bella. Poi abbiamo Arceus, Arceus e Arceus e Arceus. Quindi avete già spoilerato qualcosa di quelle ignoranti sotto, però vabbè. Qua ci sono 7 Arceus, perché quell'altri già ce l'ho, quindi finalmente ho completato tutti gli Arceus, credo, e li mettiamo qua. E ora andiamo a vedere, ragazzi, i pezzi forti, che, cioè, per me, ragazzi, i pezzi forti sono tutte, sia tutte le ex che tutte quelle dell'Expedition dell'altra volta, più le, per me sono tutte, però voi soprattutto queste. Abbiamo, attenzione, adesso iniziamo con i pezzi, quelli ignorantissimi. Allora,
che non mette a fuoco. Execute, fuori serie, 102 di 101 di nero e bianco, esplosione plasma. Vediamo se è nero e bianco, esplosione plasma. Sì, non mi ricordo bene le, tutte queste vecchie espansioni, non mi ricordo. Mi ricordo solo le prime uscite e le ultime. Quelle lì di mezzo, non me le ricordo. Execute, appunto, fuori serie. Dusk Noir, shiny ragazzi, spettacolare, 104 di 101, sempre di esplosione plasma. Poi abbiamo Serperior, 125 di 124 di nero e bianco, stirpe dei draghi ragazzi, la mia espansione di nero e bianco preferita. Fra poco capirete il perché, perché abbiamo proprio qui in questa espansione, non questo, vabbè, dopo di questo, Reuniclus, shiny ragazzi, spettacolare, 126 di 124, e abbiamo, attenzione ragazzi, c'è lui, Crocodile, EX. Perché EX? Crocodile, shiny, fuori serie, 127 di 124 ragazzi, questo è il mio quarto Crocodile shiny che mettiamo subito qua sotto. Crocodile e Crocodile, non c'è niente da fare. Poi abbiamo Golurk, fuori serie, shiny, 150 di 149 di nero e bianco con fini varcati. Poi abbiamo Altaria, ragazzi, pure Altaria è uno spettacolo perché è tutto dorato. 152 di 149. Poi abbiamo, attenzione, Sigili, che è tutto un po' giallo. Ah no, pure quest'altro di nero e bianco, glaciazione plasma. Glaciazione plasma, spettacolare. Poi abbiamo, attenzione, Garbodor, 119 di 116 di sempre di glaciazione plasma. Anche questo in italiano, tutti in italiano, sono spettacolari. Poi andiamo con, attenzione, Garchomp, fuori serie, 120 di 116, spettacolare. Credo che ho quasi finito. No, ho detto una cacchiata. Niente Garchomp. E poi abbiamo, attenzione, pensavate che non avevamo preso anche qualcuna leggenda, e invece sì, c'è leggenda, qualcuna shiny del richiamo delle leggende, e invece sì, eccolo qua, Dialga e Palkia, ragazzi, guardate che spettacolo, SL 2 e 8 del 2000 e del 2011, questa è tanta roba ragazzi. Io ho già un Kyogre di questo qui che ho trovato in un lotto una volta, tutte le altre mi mancano, però dettagli. Allora, guardate che spettacolo. E poi per finire una carta che è la chicchetta ragazzi, subito, attenzione, abbiamo, eccolo qua, Gengar EX full art di forze spettrali Miskut, guardate che spettacolo, gli manca tutta la parte questa qua di sinistra e è spostata tutta, tutta decentrata ragazzi, questa è un'opera d'arte in italiano, quindi molto bene, la mettiamo subito nell'alabum. E niente ragazzi, questo è tutto quello che abbiamo visto in questo video, c'erano moltissime carte spettacolari, anche se purtroppo avrete skippato tutto il video, quindi ne siete persi un botto ragazzi, mi dispiace che voi skippate i video perché giustamente andate di fretta, che con tutte le cose che ci avete da fare, che fate, poi vedete 10 minuti di video, ma che sei matto, quindi avete skippato, però per i pochi che l'hanno visto tutto ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, perché ragazzi fra pochissimi giorni, no vabbè fra pochissimi giorni no, fra pochissimi mesi diciamo, inizierò a farvi vedere una ad una tutte le collezioni, dal set base fino a Ultra Prisma o all'espansione nuova che sarà uscita, perché da qui a quando inizierò già sarà uscita anche la nuova espansione che già è stata annunciata, oppure tutte le nuove, non so quando farò sto video, quindi ragazzi tanta roba ci sarà, però per adesso ci fermiamo qui. Oggi mi sono lamentato meno del solito perché mi sono lamentato su tre video di fila l'altra volta, quindi adesso un po' rilassati, adesso finalmente posso andare a mettere tutto dentro l'album, fare il resoconto delle carte che ciò che mi mancano. E su Instagram vi metterò le foto delle carte che mi mancano, così almeno se ce l'avete me le potete vendere, regalare, scambiare, eccetera. No, scambiare no, perché non dovete fare gli scambi, e quindi niente. Like, subscribe, share e tutto quello che volete. Saluti da Crocodile Shiny, ragazzi, è la carta più bella del che hanno mai inventato, ragazzi. Questa è la più bella di tutte. Crocodile Shiny, fuori serie, spettacolare. Cioè, spettacolare l'ho aggiunto in una che si chiama spettacolare la carta. Vabbè.